Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi, come sempre del resto, staremo insieme un'oretta scarsa. Nella seconda parte parleremo di sanità. Essendo poi giovedì, oggi tutta la puntata è legata a problematiche che hanno a che fare con il sociale, tant'è vero che nella prima parte, per parlare di una serie di iniziative dell'associazione Oltre quella sedia, abbiamo con noi Marco Tortul, che è il responsabile o presidente. Il presidente, e poi abbiamo anche Manuel Covra, che fa parte anche dell'associazione appunto Oltre quella sedia. Sì. Allora, l'appuntamento principale in realtà si tiene fra un po' di giorni, per dire la verità, però insomma è il caso di anticiparlo, ed è collegato al giorno della memoria, al giorno della memoria. L'appuntamento è il 28 di gennaio in Sala Rovis e si intitola Stelle di Memoria. Ne parlate tutte e due, allora, così vediamo. Va bene. Allora, noi ormai dal 2011 che abbiamo fatto questa scelta di aderire alla giornata della memoria come ricordo, insomma, no? Per portare alla luce, toccando due temi. Uno è l'Action T4, quindi lo sterminio dei disabili, e poi la storia della risiera. No? Che abbiamo fatto delle piccole ricerche e quindi tocchiamo proprio, abbiamo dei sacchetti di riso, ecco, c'è una scena sui sacchetti di riso, visto che era una risiera, per portare un'apertura anche, no? Di semina, e dove si creano dei quadri, no? Cioè, ci sono dei piccoli testi che ho creato io, dove i protagonisti si esprimono con oggetti e musiche e dei video che vanno durante le scene che abbiamo girato proprio in risiera. Quindi fino all'altro anno in risiera avevate a che fare con il mio amico Maurizio Lorber? Sì. Ah, ok, no, sì, perfetto. Maurizio, sì. Quindi, diciamo, è un giusto approfondimento del giorno della memoria, perché noi ci limitiamo nel senso stretto del termine, gioco di parole, al giorno della memoria lo associamo, mettiamola così, allo sterminio degli ebrei, certo. Però oggettivamente bisogna ricordare anche le altre nefandezze che il nazismo portava con sé, e una delle più atroci, che tra l'altro, se non mi sbaglio, è partita ancora dell'operazione di Heydrich, dello sterminio appunto degli ebrei, eccetera, era proprio questa la volontà da parte del Terzo Reich di liberarsi delle persone malate, ecco, insomma, sì, per creare questo, che le definivano vite indegne, no? Di essere vissute, quelle loro, quindi, invece quella di Hitler, sì. Vabbè, insomma, lasciamo perdere, me sconvolge che ci sia qualcuno che tenti anche di non di riabilitare, perché penso sia, ma quantomeno di giustificare alcune determinate cose che sono l'abominio assoluto, per dire la verità. E quindi procederete con delle scene, insomma. Sì, come dei quadri, come entrare in alcune stanze di un museo, insomma, dove ci sono dei quadri, dove Manuel è presente molto, in molte scene. Vuoi raccontare la tua scena dell'equilibrio? Sì, che quando sono in equilibrio sto così, sto piegato e cammino piano piano, sto cammino. Perché l'idea che mi raccontavi prima è quella di una sedia a rotelle? Sì, una sedia a rotelle, sì, che sto in equilibrio, sto bene proprio in equilibrio. Dove ce l'hai la sedia? Ce l'ho qua, sulle spalle, e cammino piano piano. Cioè, tu porti la sedia? Porto la sedia e cammino per tutto il palco. Cammino. E questo anche, cioè, è anche, come dire, indicativo proprio di come dire, portare con sé il proprio problema, ma anche in qualche modo farsi anche forte del sì, certo, del è una metafora, no? Chiaramente, sì. Dove uno è consapevole della sua disabilità, che comunque è un peso, no? Che però nella sua consapevolezza ha più energia, certo. No? E quindi il senso di equilibrio, che poi per persone come Manuel è molto interessante vedere come sono capaci. La sedia a rotelle è tutta sghemba, no? È tutta proprio rotta, sì, così. Sì, sì. Io ho provato a mettere in schiena, è difficilissimo.
E lui invece, con tutta la pazienza, la costanza che ha, se la sistema tutto pian pianino. Con la forza, riesco a stare in equilibrio. Sì. Nonostante questo peso. Sì, riesco a stare in equilibrio. La tiene senza mani, no? Senza mani. Ah, non avevo capito questo. Senza mani. La scena, diciamo così, quanto dura più o meno? Dura due minutini. Sono molto rapide. Sì, perché quello spettacolo in totale dura comunque 40-45 minuti, perché non vogliamo essere troppo, insomma. E ci sono 8-9 scene quest'anno. Sì. Che mi pare che ne abbiamo già parlato, perché anche le altre volte che sei venuto a trovarci, però è giusto anche tornare a raccontare certe cose, no? Sì. Mi pare che tu mi dicevi che quando fai queste cose di teatro, anche, eccetera, ti senti proprio libero, nel senso... Mi sento libero, mi sento più aperto, più forte, più grande, più responsabile. E questo ti consente anche, probabilmente, interpreto io, di raccontare con più facilità cose anche piuttosto pesanti e difficili, insomma, come in questo caso. Sì, difficili. Quanto tempo, quanto ci hai messo per trovare la posizione, eccetera, nel senso, posizione. Ci ho messo un po' di tempo. Perché anche pesa sta immagine. Pesa, sì, riesco a stare. Ce la faccio. Questo va in scena alle ore, non l'abbiamo detto, va in scena alle ore 18 del 28 di gennaio in Sala Rovis. Ed è appunto, ogni anno fate qualche cosa di differente, riproponete determinate riflessioni che magari valgono sempre, oppure appunto rinnovate ogni anno? No, ogni anno prendiamo 2-3 scene dell'anno precedente e le altre le rinnoviamo, ecco. È come se ogni anno portiamo un pezzetto dell'anno precedente e altre le creiamo sul momento. E come posso dire, è difficile, come dire, farsi, vediamo se riesco anche a chiarire in me la domanda, è importante farsi carico di questo messaggio, di questa cosa? Sì, importante. È importante per me, per gli altri, per il mio futuro migliore. E immagino anche per chi guarda poi, perché dopo anche capire... per chi guarda. Tra l'altro, in una scena sempre, e in particolare in questo spettacolo che è molto emotivo, no? Un impatto forte, noi scendiamo. Noi andiamo dalle persone, soprattutto quando diamo quel messaggio di trasformazione in speranza e pace, eccetera, noi andiamo dalla gente ed è forte perché poi la gente si commuove, ma soprattutto il fatto che mi sei venuto incontro, no? Scendiamo dal palco, perché siamo umani, no? Quindi esseri umani che si devono rirelazionare in modo nuovo, quindi questo impatto anche lo faremo anche in questo spettacolo. È un tipo di, un tipo di teatro o un tipo di comunicazione molto civile e molto importante, no? Nel senso che ci sono parecchi esempi dove il teatro lancia questo messaggio. Certo. Per dirlo, non c'entra niente né come formula né come argomento, però per esempio secondo me uno degli spettacoli più civili che io abbia visto negli ultimi anni è Priscilla, che torna al Politeama Rossetti, fra l'altro credo tra un mesetto, però lì è, insomma, è tutta finzione, qui è anche finzione, però c'è un fondo di realtà abbastanza importante anche. Sì, anche perché noi partiamo da noi, no? Dal nostro vissuto, anzi il loro vissuto. Sì. Tra l'altro, ecco, forse la particolarità di quest'anno e forse anche l'anno precedente è che sul palco ci sono solo persone con disabilità. Mentre negli anni precedenti il gruppo era più misto, no? C'erano anche persone interessate al teatro, invece quest'anno no, e forse è più interessante perché loro portano il loro vissuto, no? La loro energia, la loro semplicità e purezza. Tra l'altro adesso potete tornare anche a... No, l'altro anno sì, probabilmente c'era, però insomma le divisioni della pandemia, insomma le divisioni, insomma, le restrizioni della pandemia non ci sono più, quindi è molto più semplice anche... Sì, molto più semplice fare teatro. Ma anche, ecco, per esempio, perché poi delle volte non abbiamo mai approfondito questo dato, però penso che anche per te i periodi
delle restrizioni eccetera devono essere stati molto pesanti, insomma, più che per noi probabilmente, per tutta una serie di cose. Sì, sono stati più pesanti. Cosa ti mancava di più in quel periodo? In quel periodo mi mancava tanto il teatro, mi mancava di più, mi mancava di stare più con i miei amici, di sperimentarmi col corpo, di trovare nuove emozioni. E anche dei lavori che poi voi fate, immagino sì, che di, questo di, sia anche dei lavori. L'altro problema. Sì, no? Anche questo, ecco, i lavori. Perché noi abbiamo molto spesso, quando parliamo con Oltre quella sedia, sottolineiamo anche questo, no? Cioè che una delle tante cose per cui la vostra attività è commendevole, per dire la verità, è anche questo, cioè che pensate anche non solo, diciamo, ad aiutare le persone, eccetera, ma anche a renderle il più autonome possibile, e una delle vie attraverso le quali questa autonomia si conquista e si e poi anche si mantiene è proprio quella anche del lavoro, a piccoli passi, logicamente, perché... Sì, sì, sicuramente. Ma era sempre, scusa, era dall'inizio questa la vostra, diciamo, quella parola, mission, oppure è venuta gradualmente? È venuta gradualmente, noi siamo nati solo col teatro, sì. Quindi comunque facevamo solo teatro, noi per 4 anni abbiamo fatto solo teatro. Poi è successo un qualcosa grazie al fatto che io vengo dall'ambito sportivo, no? Giocavo a basket, poi ho allenato proprio la ginnastica triestina per tanti anni alle giovanili. E il senso di squadra e di gruppo era importante, no? Perché, e quindi ho proposto uno stage di andare una settimana in teatro in montagna a sperimentarsi, e quello che succedeva è che appunto le persone volevano dire: voglio imparare io, no? voglio imparare qualcosa che per poi donarlo agli altri, e quindi passare dall'essere aiutati come disabili a essere utili come cittadini. Questo è un po' il concetto che ci sta dietro. Perché se affrontiamo il tema dell'autonomia, ma poi non abbiamo un lavoro, sì, sì, manca, certo, un pezzo. No? E tra l'altro uno dei passaggi più importanti, quello era stato un pochettino interrotto anche dalla pandemia, era quando facevate degli interventi per rimettere a posto la polizia, eccetera. Lì dovevate avere anche tanta pazienza, no? Sì, ma tanta pazienza. Andare là proprio. Sì, tanta pazienza proprio. Tu c'eri? Io non mi ricordo se tu c'eri quando noi siamo, però parlo di parecchio tempo fa, quando abbiamo fatto un servizio. Non so se, no, non so se non, c'eri anche non tu. So se tu non c'eri. No, io non c'ero. Forse non c'eri quel giorno, ecco, no, insomma. No, Manuel non era ancora nei nostri percorsi. Ah, ho capito. Perché tu da quanto tempo più o meno conosci Oltre a quella sedia? Da quanti anni sono qua? Direi 5 anni. 5 anni. Però era 5 prima. Anni. 5 anni. Sì, quello era. Sì, sì, era, sì, sì, era la decennale. Era il periodo del decennale. Sì, 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 era, sì, 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 sì. Quella che intuizione era stata? Intuizione, perché mio figlio era piccino, andavo nei giardini dopo tanto tempo, perché era tanto tempo che non ci andavo, e li trovo sporchi, no? Imbrattati e sporchi. Ho detto: ma è mai possibile, no? E quindi ho chiesto, ma al comune, per i raccordi che abbiamo, ho detto: ma come si può fare, no? E lì c'era il fatto che c'è l'appalto per la manutenzione, ma non sulla per la pulizia, no? Più quotidiana delle, sì, piccole. Ho detto: ma noi come associazione ci proponiamo proprio per mostrare che loro sono capaci e per dare un servizio. Anche questo, come associazione ci crediamo. Noi siamo un servizio per le persone di sistema, ma vogliamo anche dare un servizio, sì, alla cittadinanza, no? Questo era un po'. E nei giardini tu, Manuel, sei forte. Perché... Sono forte, proprio gratto viene descritto, proprio forte, gratto. Sui muri o anche sui giochi? Sui muri, anche sulle scritte, tiro via con sgrassatore. Cosa, tiro... pulisci? Cosa vai a pulire? Le scritte che scarabocchiano nella gente. Ma deve essere una roba, veramente deve avere una pazienza spaventosa. Pazienza. Sì, ho pazienza, io faccio tutto con siamo calma. Siamo andati in tantissimi giardini, con cautela, tanti, e in moltissime devo dire che restano puliti, quindi anche questo è un messaggio che noi abbiamo raccordo con l'area verde, no? E, ecco, forse alcune zone tornano a sporcarli, ma noi torniamo a pulirli, ma entra in alte, pulisci e resta pulito. Quindi, sì, anche sì. Quindi è anche bello questo, insomma. Sì, è anche un segnale che non è che si va a sporcare tanto, insomma, evidentemente, no? Ma siete andati anche, tipo, per esempio, in una di quelle zone che a me piace tantissimo, anche in via Boccaccio, da quelle parti là? Siamo andati in via Boccaccio 2 volte, sì, siamo perché era impegnativo, era molto sporco, quindi siamo dovuti tornare in 2 periodi diversi, e l'abbiamo pulito tutto. Via Boccaccio, sì, è una delle zone della città che mi piacciono di più, sì, c'è quella specie di quinta, sì, sì, data dalle case, che è straordinaria, purtroppo
quell'area verde, ogni tanto qualcuno va e fa queste stupidaggini. Accenniamo a qualche cosa, giusto un attimo, della cooperativa, se possiamo. Poi Certo, magari ne se parleremo più vogliamo. ampiamente quando diventerà ancora più È più concreta, concreta, insomma, ecco. sì. Però anche questo rientra nel discorso che facevamo Sì, adesso, insomma, sì, sì, no? sì. Cioè è il passo È il passo successivo. successivo, cioè queste azioni di utilità sociale che oggi facciamo come volontari, cioè Manuel è un volontario che va a dedicare del tempo e delle competenze per pulire, vogliamo che diventi un lavoro, no? E quindi l'idea che abbiamo avuto è proviamo a diventare anche cooperativa sociale di tipo B per far sì che persone come Manuel possano lavorare di questo e tra l'altro cercheremo un raccordo sia con l'ente pubblico che con i privati per essere una realtà, in questo caso profit, per andare a pulire le scritte sui muri o sulle colonne di marmo di alcuni Sì, sì, edifici sì, sì, che sì. ci siamo già sperimentati e siamo in grado di farlo anche perché abbiamo acquistato il macchinario, no? Per pulire anche, Che quella roba, sì, che è una specie di grande aspirapolvere come sì. concetto che aspira l'inchiostro, diciamo, e due protagonisti, Daniele che era venuto già a raccontare delle cose e Matteo Ma c'ero sono. io quando c'era Daniele? No. No, no, sei No, venuto c'era ecco perché. Matteo, quando sei venuto fa c'era Matteo, Ok, invece ah. Daniele era venuto in trasmissione una volta a raccontare. Non mi ricordo invece, mi ricordo di E lui per via di Harry Potter, per dire la verità, quindi ma questo hanno non. imparato, no? Quindi questa idea di diventare anche cooperativa, diciamo facciamo, e oltre a quella sede dice, senti, facciamolo, cioè se c'è una cosa che non c'è, proviamo a farla. Immagino che tu non vedi l'ora. Sì, non vedo l'ora di fare, non vedo l'ora. Senti, invece, so anche che mi hai anche invitato, e quando mi sono rimesso in forma vengo Sì, sicuramente. So che ti piace andare in bici. mi piace tanto andare in bici. Di corsa o mountain bike? Mountain Mountain bike, bike, bon, perfetto. Allora mountain così bike, possiamo andare. sì. E so anche che ti piace anche dove c'è la Sì, possibilità, se c'è necessità di mettere a posto, anche quello mi piace. Allora, così sono a posto due volte, perché se succede qualcosa la Sì. bici, che fra l'altro è nuova, per cui non credo che succederà qualcosa, ma insomma, ove dovesse succedere Sì, qualcosa, ma vai con chi vai in bici? Con tuo papà? con mio papà. Ok, e Con so che tu papà. vuoi benissimo tuo papà. Come Sì, voglio bene a papà, è un papà speciale, voglio bene a mamma e papà, col cuore. si chiamano tutti e due? Sandro e Tatiana. Sandro e Tatiana, ok, perfetto. Allora, così li salutiamo anche noi. E sta storia invece della casa? Perché Che mi piacerebbe dormire in Picardi, mi piacerebbe. lui non dorme Perché in questo momento lui sta fino alla sera mentre va a nel. Ah. dormire a casa, perché noi abbiamo delle fasce, diciamo, dei moduli a seconda del momento, insomma, Ho di capito. vita. E in questo momento Manu sta dalle 8 di mattina alle 8 di sera e ha dormito, ma adesso no, per vari motivi, però è pronto, Ah, insomma, io è pensavo che pronto già tu ormai. ci È stassi pronto. Lui ci stava, dopo per vari motivi non c'è più poi, stato. perché questa è l'altra grande. Allora, molto probabilmente, come dire, adesso non per sminuire, però probabilmente anche l'intuizione della casa sono probabilmente piccole intuizioni che vengono così, però hanno un significato enorme in un contesto come quello di cui voi vi occupate, no? Quando io parlo della casa, parlo degli appartamenti che, oltre a quella casa a Trieste, ce ne sono quattro, adesso mi pare che ne arriverà Sì, il un quinto, sì. quinto, dove appunto le persone vivono in perfetta autonomia. Sì. E questo discorso crea un distacco graduale dalla Sì. famiglia, anche questo non è un distacco immediato, no, totale, ma graduale, che segue i tempi sia dei protagonisti che della famiglia, che va aiutata e sostenuta in questo Certo, sì. Sì. distacco, anche con confronti, noi facciamo molti confronti tra genitori in cui si parlano, eccetera. Proprio e c'è questa flessibilità, ecco, per esempio Manuel dormiva con noi, poi per vari motivi, no? Va bene, ok, adesso per un Sì, periodo non no, c'è. cioè c'è Sì. questa flessibilità, non c'è questa scatola, diciamo, questa rigidità, no? Perché crediamo che bisogna andare incontro, come ognuno di noi ha i suoi tempi, i suoi modi, i suoi momenti, e anche loro ce l'hanno, e il servizio deve essere flessibile a questo, questa è un po' la caratteristica che noi vogliamo E mi portare pare che mi avanti. raccontavi, e giova ricordare anche questo, che per quanto riguarda poi anche le. Perché diciamo la verità, non è un esperimento. Un esperimento sì, non è semplice mettere in piedi un'iniziativa come questa, no? Soprattutto per ragioni che possono anche essere intuibili, perché magari per noi è anche facile parlarne, però posso immaginare.
che qualcuno possa essere un po' scettico, ma che però nei condomini dove ci sono gli appartamenti c'è una notevole collaborazione anche tra l'altro. Sì. All'inizio non è stato facile, perché uno pensa... È intuibile anche che non sia... Poi ti fai conoscere e diventa più facile, cioè ad oggi è un piacere per alcuni condomini averci, no? E quindi è bello insomma questa cosa. D'altro avevamo fatto anche che una volta si facevano poi gli aperitivi condominiali, sì. Cioè ci troviamo in portone, non so, brindiamo, facciamo un po' di saluti, no? Questo anche aveva creato un piacere a... alle persone che abitavano. Adesso si può rifare. Adesso si può rifare. Per fortuna, tutto, perché... Ecco, ma sì. Tra l'altro, quante delle cose... Perché, come sempre, appunto, quante delle cose che voi avevate messo in piedi durante il periodo pandemico si sono dovute interrompere? Quante? Più o meno parecchie? Beh, direi nella pratica tutte, sì. Perché abbiamo dovuto chiudere anche gli appartamenti stessi. Quindi soltanto una persona che è residente con noi perché non ha più famiglia, quindi quella è casa sua... viveva lì e quindi quella è casa sua, ma gli altri hanno dovuto tornare a casa e quindi questo è stato molto complesso, però appunto lì ci siamo riadattati totalmente e lo staff di quelle sedie è stato meraviglioso ad avere questa idea di dire proviamo a riportare alcune delle cose che facevamo, tra cui il teatro, online. E quindi noi siamo riusciti in quel periodo per 2 mesi abbondanti a creare tutta una serie di attività adattate nell'online, però da fare tutto il giorno, quindi noi per 9 ore al giorno proponevamo stimoli e opportunità, sì. E questo la famiglia ha detto, mannaggia, questo mi ha aiutato tantissimo, perché era come non averlo a casa, invece eravamo tutti a casa, no? Sì. E questo anche fa parte, credo, che ogni associazione deve essere brava a reinventarsi in momenti difficili. E c'è anche il Corrado con noi in appartamento, Corrado sta sempre adesso con noi. Adesso ti starà guardando, Corrado. Corrado sta sempre con noi, che lavora nella regione, lavora sui computer. È bravo, mi aiuta sempre, Corrado, è una brava persona. Ho trovato un'altra cosa che avete ripreso o che sta... No, sono ripartiti anche i rapporti, sì, con le scuole. Con le scuole, sì, mi è piaciuto tanto andare nelle scuole a creare. E lì che cosa fate quando andate nelle scuole? Parlo in follettoso. Come? Parlo il follettoso. Non so cos'è. È una lingua follettosa che parlo io. Vuoi insegnargliela? Ne dico? Sì, Dico quello che... Sì. Scrumbum, rumbum, trumbum, strumbim, strumbum, trumbim. Il linguaggio inventato veramente, un linguaggio inventato che permette di arrivare, perché diverte, cioè fondamentalmente sì, ti diverti, sì, arrivare a livelli comunicativi molto profondi, perché ti arriva dentro e noi chiediamo ai bambini o ai ragazzi delle scuole medie che andiamo di ripetere quello che diciamo noi e i ragazzini si vergognano. Allora dicono, lui dice, ma io non mi vergogno, questo è un modo di comunicare, non sto parlando, ma comunico. Quindi la differenza tra parlare e comunicare, che è fortissima, e dopo su questo nascono cose. Poi chiamiamo i bambini fuori, cioè adesso parlate, comunicate tra di voi così, si divertono un mondo, e gli insegnanti dicono, mi stupisce perché questo gioco funziona e piace soprattutto ai ragazzini più timidi. Ma va. Sì, perché non, fanno fatica a parlare, sì, ma comunicano, devono dire solo op. No. Sì, perché per noi, per chi... sì, io per esempio che sono sempre stato piuttosto sfrontato quando ero bambino, non riesco a compenetrarmi per esempio nei bambini timidi, cioè non riesco, non è che io non avessi paura di niente, perché per l'amor di Dio anch'io avevo paura per tutta una serie di ragioni, però fondamentalmente io partivo dal presupposto, devo fare delle determinate cose, è meglio farle subito, senza certo. Però capisco che è un modo di comunicare quasi segreto, mettiamola, però ti consente appunto di uscire dal guscio, insomma. Uscire dal guscio, sì, entrare in nuovi mondi, insomma, nuove cose. Ma sei solo tu che, diciamo così, ti occupi delle scuole, eccetera, inoltre quelle scuole, sono anche altri che vengono? Sono anche altri si occupano delle scuole. Ho capito. Anche altri. Mi pare che me lo dicesti anche l'altra volta che ci siamo visti, sì. Ti mancava anche, no? questo sì, mi mancava un po', mi mancava. In quale scuola andate, nelle scuole delle elementari o? Elementari e media. Elementari e media. Elementari e media. Sì, elementari e media. Come ti chiamano i bambini quando entri? Maestro Manuel, il maestro proprio. Ed è forte questo, no? Perché è proprio un impatto di cambio identità. No? Cioè Manuel era nella scuola come persona con disabilità, sì. Torna nella scuola come maestro. E sei mai tornato nella scuola tua? Gli accorsi?
Dove eri tu quando eri piccolo per questo tipo di cose? O No, non sono tornato. Io avrei sempre desiderato di tornare nella scuola mia per fare supplenza, magari un giorno solo, e dire ai miei insegnanti di quella volta buongiorno. Eccola, buongiorno. Solo un giorno, non è accaduto. Insomma. E questo posso solo aggiungere, nella scuola aiuta moltissimo a più livelli, perché aiuta la classe a relazionarsi in un modo diverso, quindi l'insegnante osserva e vede dinamiche. Okay. Laddove c'è il bambino o ragazzo con disabilità, e serve per l'insegnante il sostegno per la classe per interagire e conoscere altre, e soprattutto poi fa trasmettere questo che è importante, che le fasi della scuola passano velocissime, e per un ragazzino con disabilità sono tutte traumatiche. È vero, sì. Perché tu perdi riferimenti, mentre per un ragazzino senza disabilità sì, può essere un impatto, però sì, passa subito, trova nuovi amici. I ragazzi con disabilità non trovano così facilmente questa cosa. E quindi lavorare con le scuole a facilitare i passaggi, no? Soprattutto dalle primarie alle medie, dalle medie alle superiori. E quindi là aiutiamo sia gli insegnanti che appunto i ragazzi a comprendere che esiste un altro mondo, esiste altre modalità e altre opportunità, e iniziare a lavorare sulle autonomie subito. Infatti c'è una bella collaborazione con la scuola Fonda Savio, dove dei ragazzini della scuola media con disabilità vengono una volta alla settimana con l'insegnante, chiaramente, in uno degli appartamenti per cominciare a capire cos'è il mondo dei grandi, no? Cucinare, fare la spesa, piegare una maglia, e ad aiutare ci sono loro, persone come Manuel, no? E quindi poi, se non ricordo male, a te anche piace cucinare. Sì, piace anche cucinare a me. Okay. Quindi proprio mi piace tanto cucinare. È l'ideale per te stare nelle case? Sì, insomma. È l'ideale. Boh, diceva, le case sono quattro, in zona vicine un po' per caso, un po' anche perché comunque è anche... E quanti sono in tutto i ragazzi che, sono 35 ad oggi, sono 35. Sono tanti. E da quando 35. Esistono le case? Dal 2009, primo appartamento 2009. Abbiamo aperto nel 2009. Okay. 35. E con la nuova quanti saranno in più? No, saranno gli stessi, perché alcuni da un appartamento si spostano. Spostate in... Esatto, perché lì hanno fatto proprio loro, devo dire, una scelta. Perché delle volte succede che loro dicono, forse siamo tanti, vorrei più spazio per me. E allora creiamo un appartamentino più piccolino. Infatti questo sarà di 3 ragazze, sarà femminile. Ho capito. E quindi si spostano in questo caso. Ma io credo che un paio di mesi fa avevo visto proprio in un intervento di... come si chiama? Non potare gli alberi, ma di impiantatura, insomma. Mm-hmm. Di impiantare gli alberi. E in una scuola su Asgonico, se non mi sbaglio, sì, c'era sì. Una delle più intraprendenti che avevate portato anche una volta nostra ospite, sì, Credolina, che c'è stata. Sì. Ed era appunto che lavorava con questi. Sì. Infatti è venuta lei a salutarmi, io piuttosto sono piuttosto distratto quando sono, sempre in pratica sono distratto. E quindi è venuta lei a salutarmi e. Ed era completamente tranquillo, anche piuttosto, devo dire. Sì, E poi lei era anche molto esuberante. È molto esuberante, sì, cara, da subito. Voi la vostra attività è più intensa in periodo, diciamo, scolastico, nel senso tipo ottobre-maggio, o non necessariamente? No, direi non necessariamente. Perché, ecco, per esempio, d'estate, anzi, mi viene da dire che forse c'è di più, perché i ragazzi che vanno a scuola e non c'è la scuola, e hanno più bisogni, no? Quindi perché noi appunto accogliamo, sì. Ecco, la nostra, l'età è trasversale, quindi andiamo dalla scuola media a quel che c'è. Ecco, Corrado è il più adulto con noi, ha più di 60 anni. E quindi i ragazzi che vanno a scuola, d'estate la scuola non c'è. E quindi, sì, e quindi hanno più bisogno. Sì. Ok, allora siamo in chiusura, dunque noi ricordiamo allora l'appuntamento del 28 gennaio in Sala Rovis, con Stelle di Memoria alle ore 18. Si deve prenotare prima per venire? Come funziona? No, è entrata libera. Entrata libera, sì, senza, sì. Senza problemi. E poi dopo allora ci diamo un appuntamento a fra qualche mese, quando il progetto della cooperativa è ancora più solido. È più solido. E dopo io in qualche modo devo farti avere sta scodella di Harry Potter. Ti piace ancora? Sì, mi piace Harry Potter come film.
No, però dopo uno cambia anche i gusti, giustamente. Mi piace Harry Potter tanto. Per cui ti porto, in qualche modo devo... Grazie. Magari tramite lui te la faccio, okay, te la faccio avere. Grazie davvero, allora io mi ricordo i nomi. Grazie a Marco Tortu, un nome li ricordo invece, e a Manuel Covra per essere stati con noi. Buon lavoro. Grazie, grazie, grazie a voi. E grazie per quello che fate veramente, perché è una delle realtà di cui a me piace occuparmi e piace anche, grazie, segnalare, insomma. Sarebbe il caso anche, io dico così, insomma, si danno i sigilli trecenteschi delle volte con una certa, qualcuno dice, anche facendo una battuta, passi sotto il comune, se non stai attento devi schivarti perché arriva un sigillo, insomma. Vediamo anche di riconoscere queste, queste realtà che lavorano tra l'altro ogni giorno, perché questo è anche, c'è anche da dire. Bon, andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Seconda parte di Trieste in diretta, come annunciato parliamo di sanità, parliamo di ricerca, lo facciamo assieme al professor Francesco Zaia, che è il direttore di ematologia di ASUCI, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, come ringrazio per essere tornata nei nostri studi la dottoressa Alessandra Guglielmi, che è la, il direttore della struttura complessa di oncologia. Noi partiamo insomma da una donazione che è stata portata ad ASUCI dal Comitato Cielo Aperto, una che viene appunto divisa tra le due strutture, e una donazione a sostegno dell'attività di ricerca e per finanziare l'acquisto di beni e la formazione del personale di entrambe le strutture. Professor Zaia, è importante anche, no, poter contare su realtà come Cielo Aperto che lavorano anche per questo tipo di cose, insomma. Allora, buonasera, grazie per l'opportunità che ci date, innanzitutto anche per ringraziare il Comitato Cielo Aperto, un'associazione di volontariato capitanata da le signore Rosa Balanzini e Daniela Cola, che è un'associazione relativamente recente, in attività da circa più di 4 anni, ma che ha fatto molto nel territorio, sì, ha fatto molto per la sanità, e diciamo che il reparto di ematologia e il reparto di oncologia se ne sono potuti beneficiare notevolmente, perché lo scopo di questa associazione è proprio devolvere la maggior parte dei proventi delle loro campagne, diciamo, in ambito sanitario. Io mi ricordo che una volta, se non mi sbaglio, dottoressa, avevano donato alla vostra struttura, non so se un macchinario che, diciamo, in qualche modo aiutava le donne che si sottoponevano a chemioterapia per quanto riguarda i capelli, se non, sì, mi sbaglio, adesso non so. Se... Sì, sì, buonasera anche da parte mia. Sì, è vero, hanno partecipato all'acquisto dei caschi refrigeranti per ridurre la caduta dei capelli, ma non hanno fatto solo questo, hanno anche contribuito a sostenere la ricerca mediante acquisizione di personale che ci aiuti fisicamente, che affianchi i medici in tutte quelle procedure complesse ma necessarie per garantire che la ricerca venga condotta secondo quelli che sono i criteri della Good Clinical Practice, e cioè rispettando tutte le regole che tutelano il paziente, lo sperimentatore, ma anche che poi il risultato che andiamo a produrre sia veritiero, quindi assolutamente fondamentale il loro ruolo. Allora, torneremo dopo sulle questioni che riguardano la ricerca in sé, però prima volevo, come posso dire, che raccontaste il più rapidamente possibile proprio quello che è il lavoro delle due strutture, insomma, no? Vedo che davanti a ematologia c'è scritto UCO, che è un acronimo, viviamo di acronimi, l'acronimo che cosa significa esattamente? È un'unità operativa in campo clinico. Ah, ho capito, ecco, perfetto. E quindi, ecco, nello specifico proprio, ematologia, che cosa fa? Allora, l'ematologia è una branca... Detta della... così mi rendo, sì, conto, sì, certo, che è proprio la domanda delle 100 pistole, però. È una branca dell'ematologia che si occupa
di tante patologie che possiamo distinguere in due grossi gruppi, quelle neoplastiche, tumorali, o quelle non neoplastiche. Nell'ambito delle malattie neoplastiche, che rappresentano, diciamo, la principale problematica, il principale campo di attività della nostra attività quotidiana, ci sono le leucemie, quindi i tumori che nascono dalle cellule staminali che producono il sangue. Le leucemie possono essere acute o croniche, poi ci sono i linfonodi, che sono in genere i tumori che nascono primariamente dai linfonodi, dagli organi linfatici, e altre malattie che origine, insomma, dal sangue o dal midollo osseo, i mielomi, vari altri tipi di malattie mieloproliferative o linfoproliferative. Accanto a questo, che però rappresenta il grosso della nostra attività, ci sono tutto il gruppo delle malattie non neoplastiche, delle quali alcune sono malattie autoimmuni, quelle malattie dove il nostro sistema immunitario produce degli anticorpi, un'attività cellulare contro alcuni bersagli propri, i globuli rossi, le piastrine o altri tessuti, e poi tutta un'altra serie di malattie in piccola parte ereditarie, la maggior parte acquisite, dei globuli rossi o dei globuli bianchi o delle piastrine. Invece, nello specifico, oncologia, è facile capire, sì, di che cosa si occupa, però... Sì. Diciamo che all'interno dell'oncologia ci occupiamo della diagnosi, perché come dire, affianchiamo le persone che supponiamo possano avere una neoplasia, un tumore, nel processo di diagnosi, nel percorso di cura di tutte le neoplasie, quindi tumori solidi dell'adulto. All'interno dell'oncologia in realtà c'è una struttura semplice dipartimentale, nel dipartimento di oncologia c'è anche una struttura semplice dipartimentale che si occupa specificatamente di tumori della mammella e del genitale femminile. La mia struttura si occupa invece di tumori solidi di tutti gli altri distretti corporei, dal testacollo alla vescica, ai sarcomi, per i quali poi ci riferiamo nei casi più rari a strutture di riferimento che concentrano i tumori più rari, perché va da sé che sono patologie di nicchia, e quindi ci rapportiamo con altre strutture del territorio, sia regionale, noi abbiamo il CRO nel Pordenone, ma anche con strutture di rilievo nazionale per offrire ai nostri pazienti quello che è la terapia standard che può fare a Trieste o in regione, verso anche sperimentazioni o trattamenti più specifici che magari richiedono un trasferimento presso strutture di altre regioni o di altre realtà italiane. Se posso chiedere, che rapporto c'è fra la sua struttura, per esempio, ed altre strutture ospedaliere? Nel senso, cioè, sappiamo che delle persone che soffrono di queste patologie vengono magari ricoverate in altre strutture. Lì, come, sapendo poi che una persona è affetta da queste patologie, voi come, mi consenta, entrate in scena? È una terminologia da teatro, okay, ma è quella che mi si confà. No, certo. Allora, noi entriamo in scena, la maggior parte dei pazienti ci provengono dall'esterno, cioè dai medici di medicina generale, dal CUP, e poi ci sono i pazienti che vengono ricoverati per qualche complicanza legata alla malattia, prima ancora della diagnosi, per cui veniamo chiamati in consulenza in altri reparti internistici o specialistici chirurgici, e da lì poi li prendiamo in carico e costruiamo il percorso per poter arrivare a un trattamento e a una diagnosi più definita. Ho capito. Allora, parliamo di ricerca. Prima di volevo sottolineare anche una cosa che magari non ha a che fare strettamente con la ricerca, ma parla proprio anche del rapporto che dovremmo avere noi tutti con il nostro corpo, cioè il nostro corpo ci lancia dei segnali che molto spesso non ascoltiamo per pigrizia, per fatalismo, per tutta una serie di ragioni che poi sottostanno anche al carattere delle persone. Qual è l'atteggiamento che noi stessi dovremmo avere di fronte a determinate cose? La paura che esiste, perché, insomma, diciamo la verità, quando magari anche per una cosa da niente ti dicono forse è il caso di fare una raccolta del sangue occulto nelle feci, uno già si sta male, insomma, no? Però è ovvio che se non aiuta comunque
una certa attenzione noi dobbiamo averla nel, riguardo a determinati segnali. Ma io penso che innanzitutto il cittadino debba seguire quelle che sono le indicazioni, le macro indicazioni che vengono date a livello sanitario regionale, quindi ha già accennato lei la ricerca per esempio del sangue occulto fecale, un'indagine di screening molto importante per quanto riguarda i tumori del colon, è ovvio il problema della prevenzione del tumore della mammella, quindi tutta la campagna che deve, le donne devono fare per il monitoraggio, lo screening per il tumore della mammella. Quindi innanzitutto penso che sia bene che vengano seguite quelle indicazioni macro che vengono date. Poi è ovvio che parliamo di un sacco di malattie diverse, sì, ciascuna delle quali può avere dei sintomi specifici, quindi è difficile adesso o non averne A volte il riscontro è occasionale o incidentale, no? Quindi volevo aggiungere che sicuramente è importante lo stile di vita, al di là dei segnali, di aderire agli screening, tutte cose vere e sacrosante per cui dovremmo impegnarci, perché diciamo che la regione e lo Stato investono dei soldi per fare delle campagne di screening. Però anche noi dovremmo metterci del nostro seguendo degli stili di vita che siano salutari e sono cose che sono alla portata di tutti e che dovremmo considerare, come smettere di fumare, controllare il peso, fare movimento. Sono cose noiose che ci ripetono spessissimo sia i medici di medicina generale sia gli specialisti, ma che sono veramente il nucleo di una buona salute per arrivare a un'età avanzata, fit, cioè in buone condizioni, e poterci godere il sole quando c'è, come in queste giornate, e la vita, perché veramente la vita è un bene prezioso che va preservato e come dire, aiutato a svilupparsi e a non ammalarsi. Ma perché, per esempio, il fatto che quando parlo con voi o con anche i vostri colleghi si insiste molto, no? Proprio sulla questione degli stili di vita, eccetera. Che cosa c'è di difficile nell'accettare queste buone pratiche? Insomma, poi insomma, è vero che poi ognuno di noi, se sta attento, vede che insomma, sgarra ogni tanto, ecco, insomma, anche più di ogni tanto, per dire la verità. Qual è un fattore anche psicologico, probabilmente, perché alcuni stili di vita non buoni, diciamo così, sono anche diventa un'abitudine, per dire la verità. Il fumo è una di queste, insomma. Il vino è certo, il sovrappeso, la mancanza di attività fisica, tutti incolpiamo il lavoro, magari siamo tante ore seduti, però tutti prendiamo la macchina o evitiamo di approfittare di una giornata di sole per passeggiare, abbiamo Barcola che è meravigliosa, insomma il Carso, ci sono mille motivi per muoversi. Forse siamo pigri, forse siamo un po' sciocchi nel non cogliere tutti i suggerimenti che ci vengono dati, e poi ognuno di noi è preso probabilmente da tante cose e si focalizza su altro e disregarda le cose più faticose, perché rinunciare a cibi molto buoni e prevenire l'obesità, l'ipertensione, le sindromi metaboliche non piace tanto, è più buono il panettone. Allora, parliamo adesso invece di ricerca intanto. Esattamente, anche qui, quando parliamo di ricerca, di che cosa esattamente parliamo? Allora, quando parliamo di ricerca dobbiamo distinguere innanzitutto tra il filone della ricerca di base, che, con la quale si intende quella ricerca che viene fatta nei laboratori, sono le prime sperimentazioni che permettono poi di dare adito agli studi che utilizzeranno dei farmaci nell'uomo, ed invece poi le sperimentazioni che avvengono invece nell'uomo, che sono proprio quelle sperimentazioni dove, basandoci su un razionale che proviene dalla ricerca di base, si cominciano a sperimentare sull'uomo nuovi medicinali. Quando si parla di questo, alcuni pazienti storgono il naso perché a volte può mettere diffidenza, no? Una stregoneria, a volte il malato si sente come la cave. In realtà la sperimentazione, come vengono fatte nelle cliniche oggi, sono delle opportunità, perché innanzitutto vengono fatte seguendo determinate normative, d'accordo? Nessuno si improvvisa in una sperimentazione. Nel momento in cui si va a una sperimentazione, questo è il risultato di un percorso autorizzativo
ed un percorso scientifico che giustifica altamente di impiegare questi nuovi agenti. Se viene fatta una sperimentazione vuol dire che ci sono sicuramente ottime possibilità che questa funziona. E fare sperimentazione è ciò che ci ha permesso in questi ultimi decenni di rivoluzionare l'approccio ai pazienti ematologici e ai pazienti oncologici. Quindi ricerca deve essere considerata, quando un paziente viene proposto di essere trattato, seguito nell'ambito di una sperimentazione, come viene fatto nei nostri ospedali, non deve essere considerata un'opportunità. Ecco. E pertanto questa donazione che noi riceviamo, come ne abbiamo già anche ricevute dal Comitato Cielo Aperto, è sicuramente una opportunità per noi, per poter ampliare le nostre possibilità di approcciare i nostri pazienti con le sperimentazioni che ci vengono offerte a livello nazionale o internazionale. C'è anche un dato sul quale varrebbe la pena un attimo di soffermarci, il professore lo ha in qualche modo indicato, ed è il fatto che sempre di più il paziente è, vorrei dire, più che informato su quello che gli succede, insomma. Io mi ricordo che quando ho avuto un'esperienza in ospedale mi dicevano qualunque cosa stessi per fare, me lo dicevano, me la spiegavano anche, magari delle volte dicevo anche ma perché me lo spiegano, capisco, però voglio dire è un modo anche, diciamo, non so se è corretta come affermazione, ma per rendere lo stesso paziente per farlo partecipe, ecco, insomma. Sì, esiste il consenso informato, no? E quindi il consenso informato non è un atto così dovuto, un atto, come dire, semplicemente formale, ma è un atto sostanziale, perché i pazienti devono essere correttamente informati per poter correttamente scegliere. Ovviamente noi abbiamo il compito di tenerli, di stare accanto a loro per spiegare, per rendere più comprensibili le cose che stiamo loro proponendo, cercando di di spiegarle in un modo che sia semplice, ma che riesca ad aumentare anche la loro aderenza al trattamento e a capire il perché di certe scelte o il perché di non altre scelte. Rispetto a tanti anni fa, sicuramente, in cui di oncologia il paziente non sapeva nulla, molto spesso non veniva neanche comunicata la diagnosi. Proprio stamattina una studentessa che avevo, che mi affianca perché fanno il tirocinio, mi diceva: è incredibile come i pazienti chiedano e siano informati su tutto quello che sta accadendo e anche su quello che accade nel mondo scientifico. Sì. Certo, secondo me quello che posso dire, come dall'altra parte della scrivania, è che benissimo l'informazione, benissimo leggere, attenzione alle fonti che utilizziamo, perché internet non è sempre la maggior sicurezza di bontà e di veridicità di quello che leggiamo, e quindi rivolgersi a dei professionisti che sappiano tradurre o mediare tutto quello che viene letto sul web. E anche ritenere e avere la consapevolezza che se noi abbiamo studiato 6 anni medicina, abbiamo fatto la specialità e facciamo da un tot di anni oncologia o ematologia, abbiamo qualche strumento in più anche di esperienza, di conoscenza rispetto a chi si approccia digiuno da questi argomenti alla lettura di testi anche scientifici, anche seri, perché chiaramente se no io potrei montare una Ferrari. Ma sì, non sì, sono. A questo punto. Leggendo semplicemente le istruzioni. Poi io con tutti i film che ho visto potrei sulla base solo di quello mettermi addirittura anche ad operare, per dire la verità. Però c'è anche questo, no? Io faccio sempre, non è elegante fare riferimenti personali, però se delle volte aiutano, non vedo perché no. Io mi ricordo che per un certo periodo avrei dovuto subire un intervento e mi ricordo che sulla base anche di quello che sento qui in trasmissione con i vostri colleghi, parlando con questo mio amico che avrebbe dovuto operare, insomma, posso anche dirlo, il dottor Martinolli, gli ho detto: ma Stefano, però mi fai questa operazione, sarà con il laser, eccetera. E dice: no, questa è un'operazione vecchio stile, quindi ti addormenta. E ero rimasto un po' deluso anche, perché poi dopo, per fortuna, non è servito. Però l'idea che dovessi essere operato
vecchia maniera mi dava un po' di fastidio, perché poi avrei detto, boh, magari chissà cosa avrei potuto raccontare, insomma, quindi forse anche delle volte il paziente arriva anche troppo saputo, ecco, diciamo. Sì, certo, come diceva la dottoressa Guglielmi, c'è il rischio di generalizzare, perché ovviamente su internet si trovano delle informazioni di base che difficilmente si possono sempre agganciare alla problematica singola del paziente. Quindi la cosa migliore è sicuramente avere un confronto, un colloquio con il medico. La comunicazione è assolutamente importante, pertanto è bene che vengano chiarite tutte quelle che sono le possibilità terapeutiche oggi disponibili per curare una malattia, che a volte ci sono diverse scelte a cui attingere, e ovviamente in base anche a quelle che sono le aspettative del paziente, di volta in volta si può scegliere un percorso piuttosto che un altro. Noi, per quanto riguarda la ricerca in ematologia, abbiamo parlato più di recente, anche quando il professor Zaia era con noi, credo 3-4 settimane fa, ancora con la... L'avvocato Benussi, con presidente dell'AIL. Ecco. E mi rendo conto anche che quando si parla di ricerca in oncologia, si parla di qualcosa di molto vasto, per dire la verità, quindi credo sia difficile probabilmente sintetizzare. Dovendolo fare proprio per questioni giornalistiche, ecco, noi in genere generalizziamo un po', c'è una strada nuova che viene percorsa dalla ricerca nel suo campo, dottoressa? Sì, ce ne sono tante, voi sapete, perché se ne è parlato molto sui media, anche delle nuove tecniche di sequenziamento del DNA e dell'RNA, cioè degli acidi nucleici, proprio del nucleo della cellula, che in oncologia stiamo assistendo fortunatamente a un'innovazione enorme, grazie alla scoperta dei meccanismi più profondi, proprio molecolari, che portano alla genesi, all'origine dei tumori, e sui quali in alcuni casi sono stati scoperti e continuano a essere perseguiti come oggetto di ricerca, appunto farmaci che possano in qualche modo interferire con la proliferazione, con la trasformazione da cellula sana a cellula malata, che si può bloccare, quindi far regredire e curare in un modo molto più efficace, perché è mirato, targettato, il tumore stesso. Quindi questo è un campo di ricerca ampissimo, e quindi sempre più ci dirigiamo in questa direzione, ma esiste anche quello che è l'immunoterapia, che è stata un'altra rivoluzione copernicana per noi in oncologia, che ha portato e ha permesso di ottenere dei risultati mai visti in alcuni tumori molto resistenti come i melanomi, alcuni tumori polmonari, e adesso un pochino in tutte le patologie di tumori solidi dell'adulto, perché di questo ci occupiamo, e che veramente a me, che sono della vecchia guardia perché ho una certa età, fanno sbarrare gli occhi di piacere e di soddisfazione. Quindi molto bello, e la ricerca va continuata, perché l'associazione di diversi farmaci, di strategie diverse, anche associazione di terapie innovative con la radioterapia, con la chirurgia, aprono veramente degli spazi che fino a pochi anni fa pensavamo di non poter vedere. E anche, è una definizione anche questa che ha data la dottoressa Guglielmi, della sartorialità della ricerca, probabilmente. Sì, anche in ematologia la ricerca da decenni ha abbandonato completamente l'uso dei vecchi tradizionali chemioterapici e si rivolge, come anche in campo oncologico, in due principali discipline, che sono quelle dell'immunoterapia, quindi sfruttare il proprio sistema immunitario per contrastare lo sviluppo e la terapia dei tumori, e da un lato quelle che sono le terapie bersaglio. Ora conosciamo molto meglio la biologia di queste malattie, e grazie a questo abbiamo permesso di identificare dei farmaci che vanno a colpire dei meccanismi specifici della malattia senza dare tossicità negli altri tessuti. Quindi sono queste le principali terapie che oggi... Sì, volevo aggiungere che comunque la vecchia chemioterapia, perlomeno in oncologia, ha un ruolo, nel senso che, non vorrei dire che ormai curiamo tutti con questi farmaci, ma che questi farmaci sono degli ottimi compagni di viaggio o aiuti a chi
a una problematica di un certo tipo, quindi benissimo la ricerca. Sì, sì, assolutamente. La vecchia terapia non è abbandonata. Queste nuove terapie molto spesso si abbinano alla vecchia terapia. Abbiamo ancora 2 minuti scarsi. Volevo solo riflettere, non so con chi dei due mi risponde, proprio su questo dato, no? Anche tornando a quanto raccolto dal Comitato Cielo Aperto, no? Magari a noi sembra strano, e lo dobbiamo sottolineare, che voglio dire, molto spesso appunto questi fondi che vi vengono elargiti sono adoperati anche per questioni che a noi possono sembrare quasi di ordinaria amministrazione, no? Per esempio, diceva lei prima, dottoressa, i caschi per proteggere dalla caduta dei capelli, o la presenza anche per la formazione del personale, eccetera. Sono cose, per certi aspetti, quotidiane, mettiamola così, non saprei dare una definizione migliore, ma che sono ugualmente utili. Diciamo. Allora, io credo che tutto quello che serve per aumentare la qualità di vita, la soddisfazione del paziente, la soddisfazione degli operatori, perché dobbiamo riconoscere che se noi siamo un gruppo fatto di medici, di infermieri, di OS, di tutto quello che costituisce l'ospedale, che lavora insieme ed è lavora bene e lavora serenamente, dà anche una qualità di servizio al paziente, perché lavorare o vivere quello che è l'esperienza di malattia, di terapia, in un ambiente in cui le persone si parlano e hanno dei buoni rapporti, assolutamente aggiunge un fattore, oppure un'attenzione alla perdita dei capelli, all'ambiente in cui si svolgono le terapie, penso che sia fondamentale. Sì, l'attività del Cielo Aperto, del Comitato Cielo Aperto o di altre associazioni di volontariato è molto importante, perché lavorano in sinergia con quello che dà il pubblico e permette di offrire alcune risorse che il pubblico non può dare. Quindi veramente sono attività importanti, quindi dobbiamo sicuramente ringraziare e promuovere queste attività, perché sono di ausilio per noi medici, per i sanitari, ma anche per i pazienti, che poi sono i fruitori di queste di questi aiuti, di questi sforzi. Perfetto, siamo giusti nei tempi. Io ringrazio davvero il professor Francesco Zaia e la dottoressa Angela Guglielmi per essere stati con noi. Buon lavoro. Grazie. Grazie. E noi ci vediamo con Trieste in diretta domani alle ore 18. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.